Passati circa 30 anni, dalla più grande rivelazione di UFO di tutti i tempi. Lo scienziato Bob Lazar dichiarò di aver lavorato nell'Area 51 e all'epoca fece una rivelazione incredibile che molti all'inizio presero come fake. Bob Lazar fece la bizzarra testimonianza di dichiarare che gli UFO utilizzavano l'elemento 115 per creare un campo antigravitazionale. All'epoca l'elemento 115 non era neanche nella tavola periodica, ma a distanza di circa 30 anni dopo la notizia, il famoso elemento 115 esiste veramente ed è stato inserito nella tavola periodica degli elementi. Robert Scott Lazar Coral Gables, 26 gennaio 1959, è un imprenditore statunitense, sedicente fisico e controversa figura centrale nella discussione sugli UFO. Lazar dichiarò di aver lavorato presso l'area S4 del Nevada Test Site, vicino all'area 51, sotto speciale richiesta di Edward Teller. In una intervista, Lazar descrive le strutture dei dischi volanti nei minimi dettagli. Afferma che questi, aeromobili, si sostengono grazie a tre specie di marmitte pieghevoli, che permetterebbero di scegliere le direzioni di volo, ma paradossalmente dice anche che questi oggetti erano tanto velo. Cie potenti, quanto instabili. I cosiddetti UFO non sarebbero stati costruiti da umani, in quanto la cabina di pilotaggio era a dimensione di bambino. Lazar vorrebbe documentare la tesi secondo cui questi mezzi tecnologici sarebbero stati costruiti e pilotati da alieni. Inoltre i velivoli non AVR ebbero presentato punti di saldatura, come se fossero stati interamente formati da un unico pezzo e per di più di un materiale sconosciuto sulla Terra. Le affermazioni di Lazar sono state pesantemente criticate e giudicate prive di fondamento, sia negli aspetti scientifici, sia in quelli che riguardano la sua biografia. Per il primo aspetto, diversi fisici, tra cui David Morgan e Stanton Friedman, sostenitore dell'ufologia, affermano che Lazar non possiede una padronanza della fisica nemmeno a livello concettuale. Inoltre Lazar, secondo il parere dei due, dimostra scarsa padronanza della terminologia e delle distinzioni basilari di significato dei concetti fisici, facendo confusione ad esempio tra gravità, onde gravitazionali e onde elettromagnetiche, ma anche tra materia e massa. Dimostra inoltre di non comprendere il concetto di gravità e i suoi effetti, e tanto meno la descrizione che ne dà la relatività generale. Lo stesso accade per le descrizioni dei meccanismi nucleari e subnucleari e quelli riguardanti l'evoluzione stellare. Ritorniamo adesso all'elemento 115. Il famoso elemento si chiama un unpentio, detto anche Ica Bismuto, nome temporaneo, assegnato dalla IUPAC. Consiste di un elemento super pesante sintetico che oggi fa parte della tavola periodica. Il suo simbolo, al momento temporaneo, è UV e ha un numero atomico pari a 115. Bob Lazar, come accennato, divenne celebre per aver dichiarato di aver lavorato presso l'installazione S4 a Groom Lake, all'interno dell'area 51. Guarda caso è proprio grazie a lui che è cresciuto il mito di questa ormai celebre base segreta americana. Lazar dichiarò di aver lavorato sui Black Project, ovvero, progetti di retroingegneria su un modello di disco volante. Il giornalista George Knapp e l'ex pilota della CIA, John Lear, furono coloro che mediarono riguardo la sua testimonianza verso il mondo esterno. I due, su indicazione di Lazar, si recarono nel deserto e videro un presunto UFO esattamente nel posto dove aveva indicato Lazar. Dopo queste vicende a Lazar gli venne affibbiata un'assurda accusa di sfruttamento della prostituzione. Fu dichiarato inoltre che non si trovava traccia delle sue credenziali accademiche. Scoperta dell'elemento 115. Nel frattempo si viene a conoscenza che alcuni scienziati russi del Joint Institute for Nuclear Research dell'Università di Dubna e scienziati statunitensi del Lawrence Livermore National Laboratory crearono l'elemento 115, cioè lo stesso elemento che citato da Lazar e che veniva usato per la propulsione dei dischi volanti. Nota: questa scoperta probabilmente conferma in parte la storia dell'elemento 115 di Lazar, ma non dà la conferma che tale elemento fosse il vero combustibile di presunti dischi volanti alieni. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Per informazioni, scrivi in basso nei commenti.